Benvenuti all'ennesimo incontro, speriamo molto interessante, con Pagina Piegata Arte. Oggi è dedicato alla seconda parte di Fluxus. Fluxus esprime un fare arte che include specificità come la danza, la musica, il teatro, la poesia e attraverso eventi apre l'arte visiva ad altre contaminazioni estetiche. Una dei principali esponenti di Fluxus fu la giapponese famosissima Yoko Ono. Lei fu fra i primi membri di Fluxus ad esplorare l'arte concettuale e le performance artistiche. Un esempio su tutti delle sue performance fu Cat Piece, durante la quale stava seduta su un palco ed invitava il pubblico a tagliargli i suoi vestiti, fino a restare nuda. Palese diventa l'atteggiamento di tutti noi voyeuristico del vedere che c'è sotto, tipico del genere umano, ci siamo dentro tutti. Della sua ispirazione artistica ha detto: sono sempre dentro di me e ascolto cosa mi viene in mente. Sono come un condotto di un messaggio che passa attraverso di me, mi interesso a tutto. Ugualmente, ogni giorno sono innamorata della vita, del mondo, in ogni istante. Celebra il brano del 1968 contenuto nel White Album dei Beatles col titolo Revolution No. 9. Probabilmente è stata anche lei un po' l'artefice, anzi forse a convincere John Lennon, a inserire, litigando con Paul McCartney, a inserire questo brano nel doppio album, chiamato anche doppio bianco, insomma. È un brano molto particolare, è un collage sonoro pieno di grida e altri rumori, alternati a fraseggi di pianoforte, di totale improvvisazione, che ben rispecchia il termine intermedia, coniato, ve l'ho parlato la volta scorsa, da Dick Higgins. Ve ne faccio ascoltare alcuni secondi, ricordandovi che questo pezzo è sperimentale, è l'opera d'avanguardia più venduta e diffusa al mondo. Logicamente perché era inserita nel White Album dei Beatles, se no mi sa che non se la cagava, scusate il termine, non interessava a nessuno. Bene, ascoltiamone alcuni secondi. Ecco, tanto per capirci più o meno che cos'era. Vi ho già detto che Fluxus è un insieme di cose, di tutto. Per cui adesso andiamo, all'inizio degli anni 60, in questa corrente creata da Maciunas, un aspetto di Fluxus che è la poesia visiva. Nasce in contrapposizione con tutte le altre tendenze. Numerosi artisti infatti si interessano contemporaneamente alla potenzialità della parola accompagnata dall'immagine. Il fine è duplice: raggiungere un pubblico sempre più vasto grazie all'alto grado di decifrabilità e allo stesso tempo esorcizzare il potere dei mass media. La tecnica per raggiungere questo risultato è il collage, che permette, tramite il riutilizzo di testi e immagini provenienti dal mondo dell'informazione, un impatto immediato e forte. Punta espressiva di Fluxus, questa è la poesia visiva, si sviluppa in particolar modo in Italia da un personaggio dal nome Giuseppe Chiari, 1926 e 2007. Chiari fu musicista, pianista e artista visivo, sostenitore dell'interazione tra musica, linguaggio, gesto e immagine. Sperimenta il concetto di musica visiva, mezzi espressivi diversi, dai collage a soluzioni pittorico-gestuali, elaborate con segni, scritte, timbrature su pentagrammi e fotografie, combinando l'arte visiva e musicale in un continuum dove la musica si caratterizza per la sua componente visiva.
Quindi non solo sonora, ma è bella da guardare. Si sviluppa sempre in Italia un altro termine, che poi è la stessa cosa di poesia visiva, però il suo autore l'ha chiamata nuova scrittura. E sto parlando di Ugo Carrega, 1935-2014. Fu artista e poeta italiano, logicamente. Carrega è stato uno dei principali esponenti della poesia visiva, sebbene, come ho già detto prima, lui prediligesse il termine nuova scrittura, ovvero una scrittura sperimentale che associa segni di estrazione diversi, quindi non solamente parole, ma anche frasi scombinate, via dicendo. Interessante la cosa. Propone di fondare praticamente un nuovo linguaggio grazie all'integrazione della scrittura alfabetica con elementi grafici di diversa natura. Altro aspetto di Fluxus è la videoarte. Personaggi importanti, ce ne sono diversi qua. Uno è Wolf Vostell, 1932-1998. Fu un pioniere della videoarte e delle installazioni, nonché una figura di riferimento all'interno del movimento Fluxus. Pittore, scultore e artista tedesco. Spirito ribelle, la sua ricerca si avvale di procedimenti e materiali non tradizionali. Le sue opere più note sono state, singolare, trasformare auto americane di grossa cilindrata in sculture, inserendole dentro dei blocchi di cemento. Quindi vedevate, non so, la macchina spruzzata di cemento, metà macchina, e l'altra metà è un grosso blocco di cemento armato. Quindi, cosa voleva dire questo? Era una sorta di desiderio di immobilizzare il movimento, fermare il tempo, cementificarlo. In Miss America, rielaborando delle fotografie, nel 1968, Vostell contrappone una foto di Adams denunciante le atrocità della guerra in Vietnam. Ricordate, se molti l'hanno vista, quella foto dove veniva sparato un vietnamita da vicino. Questa foto la contrappone a una famosa modella, un paradigma del piacere. Tutti noi siamo attratti dal lato oscuro della forza, per citare Guerre Stellari. Però siamo attratti anche dalla bellezza. Abbiamo questi, forse per quello che abbiamo due occhi, uno guarda di qui e uno guarda di là. Un po' come camaleontica la cosa. Altro personaggio importantissimo per Fluxus nell'ambito della videoarte fu Nam June Paik, 1932-2006, artista statunitense di origine sudcoreana. Ha lavorato a diversi ambiti artistici, ma il suo nome soprattutto è legato alla videoarte, di cui è uno dei pionieri insieme a Charlotte Moorman, 1933-1991. Moorman era, o Charlotte, era una violoncellista continuamente attratta e coinvolta nell'arte multimediale e nelle performance. Collaborato spesso, moltissimo, con Paik. Lui, Paik, studia il disturbo e impara a provocarlo distorcendo l'immagine elettronica. Le sue prime elaborazioni sono infatti televisori con immagini modificate, attraverso sbalzi di tensione, calamite messe vicino al tubo catodico. Poi sperimenta la ripresa e la rielaborazione di registrazioni con la telecamera. Realizza innovazioni tecnologiche come il video synthesizer nel 1969. Il suono provocato dalla musicista ne determina immagini estratte nei televisori. Quindi, mentre lei suonava, celebre anche la performance dove ci sono diversi televisori con la corda del contrabbasso, in questo caso è molto più grande del violoncello, e lei ne suona le corde, non si sa bene che suoni vengano fuori. Comunque, i televisori interagiscono con questi suoni. Poi sta anche una performance, mi ricordo, è stata anche censurata negli Stati Uniti perché lei suonava nuda con due piccoli televisori sui seni. Quindi aveva questo violoncello davanti, la violoncellista nuda con due televisori qua. Naturalmente per l'epoca era qualcosa di oltraggioso e venne tagliato. Paik realizza innovazioni tecnologiche, appunto, era interessato a tutte queste sperimentazioni.
e collaborava anche attraverso continui viaggi insieme a grandi personalità di Fluxus. Ricordo che Fluxus era un movimento internazionale, quindi c'era in Corea, Stati Uniti, Europa, quindi, e le personalità che collaboravano con lui rispondono al nome di Mercy Cunningham, Joseph Beuys, John Cage, Wolf Wostel, tutti personaggini giusti. Per loro ogni forma artistico rituale come il musical, il teatro, la rivista, la serata, anche la serata goliardica attraverso bevute colossali, sono state tutte queste cose componenti riutilizzate in grandi concerti e happening. Potevano partecipare chiunque poteva. Doveva però far parte, doveva interessarsi in qualche modo e avere presente dentro di sé connessioni tra le arti visive, la musica, il teatro, la letteratura e la danza. Quindi partecipavano tutti i creativi. Immaginate che non ho parole per definire questa cosa. Veniamo al tedesco famosissimo che risponde al nome di Joseph Beuys. 1921-1986. Pittore, scultore, performer, artist. Entra a far parte del gruppo Fluxus insieme a Maciunas, quindi e a Cage e a Caprova all'inizio. A lui si deve il concetto di scultura sociale. Le sue performance hanno un carattere personale tra idealismo, naturalismo e impegno sociale, anche un po' politico se vogliamo. Personaggio molto particolare. Episodi, ad esempio, di una sua performance come spiegare la pittura ad una lepre morta è una scultura vivente a tutti gli effetti. Beuys ha il volto coperto di gesso, diventa una maschera teatrale, raffigurante, penso, fine vita, e la lepre è morta, ce l'ha in braccio, in una posa che ricorda un po' la Pietà di Michelangelo. Il tutto a simboleggiare l'insieme della performance. L'inizio, la durata e la morte della vita. Beuys è una sorta di sciamano, portatore di azioni rituali, che li fanno assumere figura ironica e tragica insieme. Creatore di atteggiamenti anche di carattere fortemente ecologico, come il piantare migliaia di querce come opera in un grande rito collettivo, capace di evocare significati più profondi del rapporto fra l'uomo e la natura. Sensibile da sempre alle tematiche ecologiste, Beuys, pensate, ha dato un contributo essenziale alla fondazione del Movimento dei Verdi in Germania. Chiudiamo, non per importanza, ma perché è ultimo, Mercy Cunningham, 1919-2009, è considerato il più grande coreografo. Ha indagato il movimento nello spazio e nel tempo. Ha proposto un nuovo modo di intendere il rapporto tra la danza, la musica e l'arte figurativa, intesa come scenografia. Fin dagli anni 40, sia Cunningham che Cage utilizzano metodi di lavoro basati sulla casualità, a cancellare la linea di demarcazione tra arte e vita. Da qui ne nasce per Cage la musica aleatoria. E per Cunningham il movimento casuale. È stato autore di spettacoli nei quali usava musica elettronica concreta ed elementi scenici mobili che diventavano parte integrante nell'azione scenica. Ha fatto uso del caso per decidere come si susseguono le frasi coreografiche, cioè lui aveva in testa cosa fare, però poi era il caso che condizionava il tutto. Quindi assecondava l'energia che ne veniva fuori dalla performance dei danzatori. Come per la musica, anche le strutture scenografiche seguono un principio di indipendenza creativa. Con il Fluxus Labyrinth, per concludere, nel 1976 a Berlino, l'esperienza iniziale di Fluxus termina, per lasciare una forte traccia in tutta l'arte contemporanea a seguire. Infatti, molti artisti che vi hanno preso parte nell'inizio di Fluxus e nei primi decenni, no? Primo decennio, nei decenni a seguire, seguono ricerche individuali molto libere
che non dimenticano l'esperienza vissuta. Bene, grazie di avermi ascoltato. Termina qui l'incontro con Fluxus. Non è esaustivo purtroppo perché bisogna fare altre, chissà quanti altri incontri, però vuole essere un solletico per andare un po' a vedere qualcosa di più su libri o in rete. Grazie ancora, alla prossima. Ciao a tutti!